Prepariamo valigie e passaporti perché stiamo per iniziare un viaggio alla scoperta delle cinque destinazioni più gettonate per il 2023. Ma rimanete fino alla fine perché ne aggiungeremo una sesta, che è un nuovo modo di fare vacanze che sta diventando virale. Ad accompagnarci in questo viaggio sarà Alessio, dal dietro le quinte del back office di uno dei più importanti tour operator italiani, la Teloni Travel. Quindi rimanete fino alla fine alla scoperta di questi tesori nascosti e di questi consigli che Alessio ci darà. Bene, ciao Guido, eccoci. Allora, le destinazioni di cui tu parlavi sono destinazioni che noi abbiamo scelto per il 2023 e sono delle mete sicuramente molto gettonate e che ci vengono già molto richieste e sulle quali abbiamo preparato una serie di programmi molto interessanti. La prima tra queste, partendo tra le più vicine, è la Giordania. È una destinazione vicina a noi perché si trova a poche ore di volo. È una meta sicuramente a livello di sicurezza che offre un ottimo livello di sicurezza, pur essendo un paese arabo, quindi un viaggio all'insegna della tranquillità. È una destinazione che offre una varietà di aspetti che va dal deserto fino al mare e ai siti archeologici. E offre anche un tipo di sistemazioni che negli ultimi tempi è molto ricercato, cioè le famose bubble, che sono queste tende completamente trasparenti, che permette appunto di fare l'esperienza di dormire nel deserto, essendo circondate appunto dalla volta celeste, quindi dalle stelle, che è sicuramente è un'esperienza piacevolissima e molto intrigante. Questa meta, diciamo, va benissimo per chi cerca un viaggio organizzato di gruppo o anche chi cerca un viaggio itinerante da fare in autonomia con l'autonoleggio e si possono fare in entrambi i modi. Per cui rivolto a diciamo, una platea di pubblico molto ampio. Va bene anche per famiglie, Naturalmente, Alessio? Sì, anche per famiglie. assolutamente sì, famiglie con bambini, è una bellissima esperienza. Coppie e viaggiatori, diciamo anche meno avvezzi, abbiamo dei tour con l'accompagnatore piuttosto che con la guida parlante italiana. Quindi veramente adatta a tutti, Anche il a chi ha viaggio la. non è molto lungo, vero? Anche il viaggio, il volo. Assolutamente no, troviamo voli diretti dal centro e dal nord Italia, con circa 3 ore e mezzo di volo si arriva. Le distanze sono distanze ragionevoli anche durante gli spostamenti, per cui un viaggio da fare dai 5, anche con un minimo di 5 giorni, per vedere tutte le località principali, da 5 a salire fino a 10-12 giorni. Non voglio addentrarmi nello specifico dei costi perché sarebbe impensabile, ma comunque è una vacanza sicuramente a portata, diciamo così, alla portata di tutti. Sempre una vacanza Assolutamente interessante. sì. Assolutamente sì, considerando che ci sono anche collegamenti di voli low cost, per cui partiamo da, diciamo, per avere un tour con la guida, che è un po', quello che ci viene più richiesto al momento, partiamo da circa 1.200 euro a persona, per cui sicuramente un costo non eccessivo. Allora, la seconda destinazione, andiamo sicuramente più lontano, ci trasferiamo nel sud-est asiatico, nello specifico parliamo di Malesia. Malesia è una destinazione, una nazione che è un po' l'emblema della multiculturalità, cioè convivono pacificamente etnie e tradizioni molto diverse tra loro. In primis pensiamo ai popoli nativi che vivono ancora nella foresta, passando poi per l'etnia cinese che è molto presente, fino ad arrivare agli indiani, agli indonesiani, ai filippini e via dicendo. Per cui un viaggio all'interno del viaggio, nelle tantissime tradizioni, usi e costumi che ogni popolo, chiamiamolo così, ancora mantiene vive in tutte le loro Multiculturale, culture. multicolore, mi viene in mente, multitutto, perché Assolutamente sì, lo riscontriamo questa multiculturalità anche nel cibo, nella gastronomia, quindi colori e sapori totalmente diversi. Ogni giorno si può assaggiare veramente un piatto che viene da una cultura diversa, per cui chi è appassionato anche di questo aspetto troverà un aspetto interessantissimo in Malesia da questo punto di vista, oltre ovviamente alla
al discorso dell'ecoturismo, quindi a una natura strepitosa, una flora, una fauna molto spesso anche endemica che troviamo soltanto lì, quindi penso non tanto a animali come l'orangutan che vive solo probabilmente in Malesia, in parte anche in Indonesia, quanto a fiori, piante, che non si trovano in nessun'altra parte del mondo. Per cui in un viaggio del genere, scusami. Mare, esattamente, mare, andiamo da piccole isole con barriere coralline famosissime tra chi sono esperti sub, fino ad arrivare a montagne di 4.000 metri e tutto quello che c'è dal fondale ai 4.000 metri sono foreste pluviali, quindi veramente esperienze da fare nella foresta più profonda, il contatto con i nativi, la visita di villaggi, si possono dormire anche con i nativi nelle loro long house, facendo esperienze anche di vita comune. Qui il volo è un po' più lungo, ovviamente. Ovviamente sì, parliamo di almeno 12-14 ore, dipende un po' dagli scali, però sono ore, sono voli che vengono effettuati da compagnie anche Quindi una molto vacanza minima importanti. durata, classici 10 giorni, 8 notti. Diciamo sì, un minimo di 10 giorni per vedere gli aspetti principali, perché poi è una nazione molto vasta, ci sono degli spostamenti interni da fare, per cui diciamo un minimo di 10 giorni per vedere i parchi e le località principali. E a livello di budget ovviamente si va un pochino a salire se prendiamo in esame un tour base con una guida in italiano, che è un servizio che noi possiamo tranquillamente offrire, andiamo intorno ai 2.500-3.000 euro a persona. Sì, vabbè, poi tu, i prezzi sono tutti in funzione delle destinazioni, delle escursioni, delle guide che uno viene scelto, degli hotel che sceglie. Ovviamente c'è una variabilità sicuramente molto ampia per queste e per tutte le altre destinazioni che ci illustrerai. Assolutamente sì, poi il discorso, il suo punto forte che è anche la consulenza, ovviamente a seconda della tipologia di cliente, di cosa ha bisogno, di quali sono le sue necessità, andremo ovviamente a consigliare a livello di sistemazione, di servizi, di itinerari, tutto quello che si più confà all'idea di viaggio del cliente. Per cui il budget può ovviamente essere variabile. E studiato in funzione a quello che è anche la richiesta del cliente e al budget del cliente. Terza destinazione, rimaniamo più o meno in zona, nel senso che ci spostiamo ancora un pochettino più verso est e arriviamo in Giappone. Giappone. Il Giappone, che è una meta, intanto ha finalmente riaperto, perché è Speriamo stata con la notizia. esattamente perché purtroppo per il Covid è stata chiusa per lungo tempo al turismo estero, ha da poco riaperto al turismo, per cui finalmente si può tornare a visitare questo paese che è, direi, unico al mondo dal punto di vista sicuramente culturale e nell'immaginario di tutti. Il Giappone, essendo specialmente la mia generazione, essendo stata influenzata anche molto da quello che è, no, i media, quindi partendo dai cartoni animati, sicuramente il Giappone è uno dei viaggi dei sogni di tante persone, me compreso. Ti devo confessare anche il mio. Ho un desiderio, sì, di visitarlo. Andiamo insieme, Guido, perché io ho già tante idee e sono sicuro Con una guida così, sicuramente molto volentieri. organizziamoci, assolutamente. No, dico, un popolo molto civile, molto veramente molto educato, molto rispettoso delle regole, quindi sicuramente ci saranno delle Esattamente. cose da imparare. Infatti io dico sempre che un viaggio in Giappone è un po' uno shock culturale, nel bene e nel male, perché effettivamente ci rendiamo conto di visitare un paese che è quasi totalmente diverso dal nostro, sotto tanti aspetti, per cui al di là della visita dei templi piuttosto che di parchi, proprio la vita di tutti i giorni è quella che secondo me ci impressiona di più. Proprio vedere anche soltanto potersi sedere a un angolo della strada e vedere le persone passare. Secondo me già quello ti fa rendere conto che il Giappone è unico al mondo. E poi la bellezza del Giappone che è
offre un viaggio diverso in ogni stagione, cioè anche lì andando nella primavera piuttosto che in autunno o in inverno è diverso un po' come per l'Italia, diverso ogni stagione, per cui si può scegliere la stagione migliore anche per quello che si vuol vedere, quindi dalla famosa fioritura dei ciliegi piuttosto che al foliage di ottobre-novembre, quindi si vedono paesi diversi a seconda anche della periodo del viaggio, insomma. Bene, senti, anche qui il volo è sicuramente abbastanza lungo, Assolutamente quindi anche qui sì. un minimo di durata del viaggio, 10 giorni anche. Sì, diciamo che le tre città principali, che è un po' il classico viaggio per chi la prima volta va in Giappone, cioè Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka, diciamo sì, un minimo di 10 giorni, perché poi vanno fatte anche lentamente, senza fretta, considerando anche il viaggio, arriviamo a circa 12 giorni. Va bene, diciamo che potendo sfatare anche un mito, diciamo che il Giappone è sì una meta non economica, ma non Infatti, è ti neanche così volevo chiedere costosa come proprio questo. vacanza. È un luogo comune oppure sì, un po' sopra la media, immagino, ma non Un poi. po' sopra la media, esattamente. Diciamo che il costo della vita è sicuramente più alto, però volendo organizzare un viaggio e organizzandolo con un po' di anticipo, ti assicuro che si riesce ad avere anche un prezzo alla portata di tutti, sono sincero. Perché poi si può girare volendo anche in autonomia, cioè noi ci occupiamo della prenotazione del volo, dei trasferimenti, degli abbonamenti al treno, degli hotel, eccetera. Volendo si possono aggiungere delle visite guidate, per cui anche lì da costruire proprio sulla base delle richieste del cliente. E non è vero che è sempre soltanto costoso. Bene, benissimo Alessio. Passiamo alla quarta destinazione. Sì, quarta destinazione, cambiamo totalmente zona, arriviamo al Centro America. In particolare, mi piacerebbe parlarti della Bassa California. Basta. Bassa California, che è una destinazione poco conosciuta in Italia, che fa parte del Messico, e anche se Quindi guardandola siamo in sulla carta, Messico, siamo in Messico, non in esattamente. California, come si potrebbe. Esattamente, infatti è un po' un gioco di parole, perché se guardiamo sulla cartina è un prolungamento proprio territoriale della California, quindi degli Stati Uniti, però a tutti gli effetti fa parte del Messico. Infatti è una destinazione che spesso viene proposta, io la propongo ai miei clienti, che vanno negli Stati Uniti, che cercano magari in abbinamento non il classico, una classica destinazione che piuttosto che alle Hawaii, ma anche la Bassa California, perché è raggiungibile anche via terra dalla California. E quindi si riesce a organizzare benissimo questo abbinamento tra Stati Uniti e Bassa California. Bello. Quello che offre la Bassa California è soprattutto, diciamo, questa natura, direi, rigogliosa e incontaminata, perché anche qui si passa da una parte desertica, dove troviamo questi cactus giganti che arrivano fino a 10-15 metri, quindi unici, direi, fino a spiagge di sabbia bianche e isolate. Quindi veramente una diversità di natura strepitosa, fino ovviamente al Anche mare. una vacanza, quindi mare ovviamente, ma chi vuole uscire un po' dai soliti posti, dalla routine di tutti i giorni, dalla confusione di tutti i giorni. Qui anche non so se è il termine esatto, un po' più wild come vacanza. È corretto, è corretto. Infatti, considera che la maggior parte delle spiagge sono libere e si presta benissimo anche in autonomia, cioè dove ovviamente prenotando noi tutti gli hotel, trasferimenti, autonoleggio, eccetera, però veramente da fare in libertà e con la massima anche tranquillità, nel senso che dopo ogni curva veramente non si sa cosa ti aspetta. Per cui è un po' alla scoperta della Bassa California. In alcuni periodi dell'anno poi c'è la possibilità di avvistare le balene e leoni marini anche, per cui natura, natura, dice, direi al suo massimo splendore,
senza trovare quella casa che spesso e volentieri invece si ritrova in altre Gli destinazioni, alloggi molto più costose. si trovano di buon livello comunque, sì. Assolutamente sì, si va dalla Volo. volo, sicuramente è un volo che passa da Città del Messico, passa dagli Stati Uniti, quindi è un pochettino più lungo, non ci sono ovviamente voli diretti Quindi da Los Angeles scalo, da fare uno a California. scalo almeno. Almeno uno scalo, alcune volte anche due scali. Però diciamo che la fatica del viaggio sarà sicuramente ripagata dai paesaggi che andranno a riempire i nostri occhi. La fascia di prezzo bassa, media, alta, come siamo messi? Diciamo una fascia medio alta. Medio alto. Primis il volo va un pochino ad incidere. Sulle sistemazioni si può appunto scegliere, per cui diciamo che si rivolge a una fascia di prezzo media, non bassissima, sono sincero, perché appunto essendo ancora no, è sicuramente sviluppato, ma è anche a livello turistico di contro non è neanche così conosciuto per il mercato europeo, per cui d'altra parte c'ha ancora dei costi tutto sommato medio alti, ma non inaccessibili sicuramente. Bene, Alessio, allora andiamo con la quinta destinazione che ci proponi. Allora, la quinta destinazione, abbiamo pensato a una destinazione un pochettino più vicina, e quindi con meno ore di volo, che si raggiunge abbastanza velocemente, cioè l'Islanda. Bene. L'Islanda, quindi siamo in Europa, a nord Europa precisamente, è una meta che negli ultimi anni, per gli italiani specialmente, sta riscuotendo un grandissimo successo e soprattutto una riscoperta, direi. Legata un po' forse anche alle mode, se vogliamo, però effettivamente ha tante particolarità che non riscontriamo sicuramente in nessun altro paese d'Europa e che ha le sue particolarità anche qui, sia d'estate che d'inverno, perché ci viene richiesta molto in entrambe le stagioni. Comunque siamo sempre nell'ottica di una vacanza all'insegna della natura, dell'ecosostenibilità, del turismo sostenibile, insomma, di tutte cose che oggi sono anche molto attenzionate dai clienti, no? Assolutamente sì. Abbiamo notato questa richiesta che sta crescendo sempre di più, cioè gli interessi di un viaggio sono molto spesso rivolti all'aspetto naturalistico che una destinazione può offrire. Quindi una natura, diciamo, più incontaminata o aspetti naturalistici diversi da quelli che ritroviamo in Italia. Per esempio in Islanda, in primis parliamo di ghiacciai, di geyser, di vulcani e di cascate, corsi d'acqua. Quindi l'Islanda considera che al di fuori di Reykjavik, che è la capitale, che poi è una città capitale, ma è poco più grande di una nostra città media italiana o europea in generale, per cui piccolina, e al di fuori di Reykjavik troviamo piccole cittadine, piccoli villaggi e per il resto natura. Difatti è un tipo di viaggio anche semplice, se vogliamo, da affrontare in autonomia, perché c'è, possiamo dire, forse un po' anche esagerando, ma c'è un'unica strada che fa il periplo dell'isola, per cui è abbastanza semplice girarla, in estate specialmente. Difatti, molti nostri clienti chiedono proprio di visitarla con auto a noleggio, quindi prendendosi il tempo che ci vuole, perché sono strade comunque a volte non sicuramente in condizioni ottimali, quindi da percorrere lentamente e da fermarsi veramente ogni pochi chilometri, perché ogni pochissimi chilometri troviamo qualcosa che ci va a colpire e merita Vero sicuramente una che si sosta. può fare un tuffo in queste pozze di acqua calda che si trovano Assolutamente sulla sì. strada? Dice che è una cosa molto emozionante e Esattamente. piacevole, immagino. Sì, Bello. esatto. Infatti, forse è una delle cose che più incuriosisce le persone, perché comunque fare il bagno in queste acque sulfure termali, diciamo, che quindi si possono fare anche quando è in pieno inverno, quindi quando sta nevicando o quando sta ghiacciando, potersi tuffare in questa laguna blu è sicuramente una cosa che è molto particolare.
Ed è la classica Immagino. foto che tutti mandano poi agli amici. Immagino che si mangi pesce in maniera prevalente. Pesce, E assolutamente sì. il volo è breve, cioè Sì, relativamente siamo intorno alle 3 ore e mezzo di volo, barra 4, ci sono collegamenti interni, collegamenti diretti, collegamenti con scalo. breve. Una settimana è Ovviamente sufficiente. una settimana, diciamo che in inverno, considerando che nella stagione invernale si vista soprattutto la parte sud, per cui anche con 5 giorni, i 5 giorni sono sufficienti. In estate, quando ovviamente c'è la possibilità di visitare anche la parte nord dell'isola, diciamo che da un minimo di 7 giorni fino ad arrivare a 10, 12, 14 giorni, che è un po' il tempo sufficiente a visitare tutta l'isola e farla soprattutto con calma. Ok, bene, grazie Alessio per questo bellissimo viaggio panoramico che ci hai fatto fare tra quelle che saranno le destinazioni più gettonate per il 2023. Ora ci siamo, come avevo accennato all'inizio del video, c'è una piccola sorpresa perché ci siamo riservati una destinazione nuova che sta diventando virale anche in Italia. In realtà non si tratta di una vera e propria destinazione, ma si tratta di un nuovo modo di fare vacanze che anche in Italia sta prendendo molto campo. Sto parlando delle vacanze in ville, affittando ville con piscina nelle località più prestigiose d'Italia. E proprio per queste le caratteristiche che garantisce questo tipo di vacanza, sta veramente spopolando negli ultimi tempi. Allora, Alessio, visto che voi con la Teloni Group avete un segmento dedicato a questo settore con Home Like Villas, e ho visto che nel portale ci sono più di 1.000 ville a disposizione, a scelta dei clienti, quindi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Che cosa mi dici di questo nuovo modo di fare Sì, vacanza? in effetti quello che hai detto è corretto. È, diciamo così, una tipologia di vacanza che negli ultimi anni sta riscuotendo un successo sempre crescente. Particolare, spesso poco conosciuta agli italiani, mentre per le persone, diciamo, straniere, parlo specialmente di nord europei piuttosto che nordamericani. È una tipologia di vacanza che è molto richiesta perché dà la possibilità innanzitutto di poter soggiornare in delle strutture, in delle proprietà, spesse volte di livello medio-alto e soprattutto di potersele godere in esclusiva. Quindi sfido chiunque a dirmi. Ho fatto un giro nel vostro sito, insomma, troviamo location, diciamo, senza nulla togliere, a 5 stelle, con servizi a 5 Assolutamente stelle, sì. che uno si può godere in totale autonomia, non lo so, penso Privacy. ai privacy, non essere obbligati dagli orari dell'hotel, giusto, no? Esattamente, esattamente. Si ha la libertà di potersi organizzare le proprie giornate, di godere degli spazi interni, ma anche e soprattutto degli spazi esterni delle ville che offrono tra l'altro tutte delle bellissime piscine, giardini, avendo comunque allo stesso tempo la possibilità di arricchire il soggiorno con tanti piccoli servizi. Che va dal cuoco a domicilio a visite private, piuttosto che lezioni di cucina, Perché voi, shopping tour. correggimi se sbaglio, Alessio, voi avete, differentemente da tutti gli altri player del settore, dei consulenti dedicati che assistono sia i proprietari delle ville sia i clienti in tutto il percorso che va dalla prenotazione agli eventi, all'organizzazione di qualsiasi cosa. Quindi c'è sempre un Esatto. riferimento, credo che questo dia molta serenità e molta tranquillità. Sì, Guido, hai detto bene tu che diciamo, uno dei nostri punti di forza è proprio quella dell'assistenza, che inizia nel momento in cui il cliente, il futuro cliente, ci fa la richiesta, perché studiamo insieme quali sono i suoi bisogni e andiamo a suggerire e consigliare la struttura che più risponde appunto alle sue esigenze, anche dal punto di vista del prezzo, ovviamente. Quindi il cliente si scarica un po' di quella responsabilità che a volte
gli resta difficile assumersi, dire ma farò bene, farò male, c'ha qualcuno a cui affidarsi che lo possa guidare in tutte le scelte, parlando magari la propria lingua. Esatto. Quindi questo credo che sia importante, avendoci magari, non lo so, dimmi te anche però il numero di telefono, di cellulare. Certo, assolutamente sì. Infatti, diciamo che la nostra consulenza non finisce, nel momento della prenotazione, anzi, quello è soltanto il primo step, perché poi Inizio. l'inizio, perché poi ci sarà un costante contatto fino all'inizio della vacanza, quindi forniremo tutte le informazioni, suggerimenti e anche durante la vacanza stessa, ovviamente, perché ogni cliente ha un consulente di riferimento, quindi ha il cellulare e in ogni momento può essere chiamato, non tanto per le urgenze e emergenze, ma anche per semplici consigli. Che mi consigli stasera dove posso andare a cena? Voglio fare un regalo a mia moglie dove posso andare? Quindi sono tante Certo. piccole chicche che poi è quello che spesso e volentieri resta più impresso nella memoria del cliente, non Quindi oltre per alla bellezza riassumere della una vita. vacanza all'insegna del benessere, della libertà e della tranquillità. Bene, Esattamente. bene. Bene, Alessio, io ti ringrazio molto del tempo che mi hai dedicato e magari riapprofondiremo questo argomento perché mi incuriosisce molto in una prossima occasione. Ti Quando ringrazio. vorrai, Guido, chiamami senza problemi, che ti farò conoscere altre destinazioni, che sicuramente non conoscerai. Bene, grazie mille. Ciao e buona giornata. Grazie, a te, a Ciao. presto.